Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e siamo tornati con la serie delle 7 segni miei. I nostri gamberetti che si stanno comportando veramente bene. Niente da dire, niente da dire, stiamo andando bene. No, però no, non parliamo troppo presto perché non vorrei distruggere l'incantesimo che c'è attorno ai gamberetti in questa stagione. Detto questo ragazzoni, prima di partire col video io partare così, mi escono termini al... vabbè, è il caldo raga, non fateci caso. Prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che state dando e che darete a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, il link è in descrizione. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, trovate anche il link in descrizione per poterle fare. Detto questo, partiamo con il video. Ok ragazzuoli, noi siamo oramai alla chiusura del mercato. Se non sbaglio abbiamo solamente l'ultimo elemento da andare a mandare in prestito, che sarebbe il nostro portiere di riserva che si è lamentato che non si trova bene. Se riuscissimo a trovare un prestito per lui, proprio sullo scadere sarebbe la ciliegina sulla torta, raga. Ma qui il mercato sta scorrendo e non arriva assolutamente una cippa di nulla. È arrivato qualcosa, offerta per il prestito di Taylor. Boh, me la sono chiamata, raga. Il Norwich City, come cazzo si legge? Norwich City. Vabbè, quella squadra lì ci ha chiesto Norwich City. È interessata a prendere in prestito questo giocatore. Perfetto, zio. Accetta e tu ti sei levato dai tre passi, come direbbe Stepney. Allora, ok, lui è andato in prestito. Speriamo che l'accetta e non ci rimane sul groppone. Intanto Bakayoko è passato dal Chelsea a non capisco che squadra per 25.000. Offerta per il prestito per Seydou Amponsah. Ma se l'abbiamo presa adesso, Seydou Amponsah? No, Seydou Amponsah non si tocca. Rifiuta. No, Seydou Amponsah no, è il nostro futuro centrocampista. Ma di che stiamo a parlare? Se vogliono pigliare i nostri giovani senza che neanche li abbiamo messi in trattativa. Ma che stiamo a dire? Ma che stiamo a dire? Oh, ma di che stai a parlare? Oh! Non è che qui si svendono i gamberetti sono una signora squadra, ma di che stiamo a parlare? È arrivato uno, io mi perdo, una... 3 ore in prestito, bello così, meno male, ce lo siamo levati dalle pelotas, vattene in prestito, vai a giocare, lamentati con qualche altro e non rompere le scatole a noi, bella così, raga, bella, 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 bella. Concludiamo il mercato, raga, dopodiché... Ho visto un aspettate, fermi tutti. Ultimi acquisti. Mi era sembrato di vedere i gamberetti. Perché ho visto ultimi acquisti? No, ma infatti noi non abbiamo comprato nessuno, quindi non capivo perché dovessero esserci i gamberetti praticamente. Ultima ora di mercato, raga. Chiusura in bellezza, chiusura in bellezza. Saúl è passato dal City al Bayern di Monaco per 101 milioni di euro. Perfetto. Somme che noi forse non vedremo mai nella vita perché Papa Maullo dice che i soldi sono una cosa brutta. Asta galleluia, se stai guardando questo video e conosci Papa Maullo. Asta galleluia. Ok ragazzuoli, allora, resoconto, offerta per il trasferimento per Race Raid 1.700.000, ma non se ne parla proprio. Il nostro Raid rimane con noi. L'ultimo giorno di mercato è scaduto, perfetto. L'unica cosa effettivamente che mi dispiace è aver venduto tutte. Tutte potevano essere la nostra mascotte praticamente, però niente, è finita così. Allora, ragazzuoli, allora, andiamo a vedere un attimo Rosa. Ab Rosa, a noi ora manca un portiere perché Taylor è andato in prestito. Bravo Taylor, ciao, ciao, ciao. Poi abbiamo due esterni sinistri, i quattro in difesa e ci siamo. Due esterni destri, a centrocampo abbiamo Amponsah e Cunningham. E poi due esterni sinistri, Mariani e Reid, perfetto, due esterni destri, ok. Naga, Johnson, Morris, Claudio e Stockton. Ahia, abbiamo 5 attaccanti. Porca miseria, mi sono accorto che avevamo 5 attaccanti. Avremmo potuto vendere, mandare in prestito Johnson o Stockton. Mannaggia, abbiamo fatto un piccolo errore, raga. Ci siamo tenuti un attaccante di troppo. E vabbè, andiamo a prendere in tutto questo. In tutto questo andiamo a promuovere il portiere. Ce l'abbiamo un portiere, giusto? Portiere Jenson Breman 61. Promuoviamolo in prima squadra. Perfetto, così abbiamo il nostro portiere di riserva. Dovremmo sistemare un attimino gli allenamenti quando sarà il momento. Perché c'è qualcosa ora che è stata modificata. Aggiornamento dell'osservatore. Oh, McNeil dall'Argentina. Morales 51-71. No. Isidoro Ponce 69-93, non ne posso più di portieri. Enrique Paz, questo è un pazzo. Già il nome ti fa capire che è un pazzo. Quindi, meglio lasciarlo perdere e rimandarlo in Argentina.
Mamma mia, due partite subito ravvicinate, porca miseria però, ma non ci abbiamo tutti i giocatori per fare queste partite. Dal Camerun, Sekou Diorre. È calato di botto, raga, il potenziale è calato di botto. Ahmed Ndri, 52-72, no. Mamadou Diagana, no. Tekudu non è male, 80-94, Tekudu. Continuiamo a seguire. Malik Eyadama, 82-94. Porca miseria, raga, questo lo mettiamo dentro. Questo è un portiere, ma a 15 anni mi vale tanto, lo mettiamo dentro subito. Tekku, lo mettiamo pure dentro, raga. Anche se già, se in, già lo sento, raga, che è un esterno, che è un attaccante esterno. Dior, senti, Dior mio. A Christian Dior, vai a vendere profumi, va. Non ci servi, non ci servi, ragazzo mio. E allora, vediamo un attimino. Staff primavera. Allora, noi abbiamo Watanabe sulla sinistra, che ha un buon potenziale. Tekudu, attaccante. Porca miseria, raga. 80-94 di potenziale. Questa è una bestia. Parte da 58. Questo va allenato. Ci vendiamo mezza squadra e ci teniamo a questo, raga. Guillermo Alvarez, un 58. Comunque deve crescere. Eyadama, 82-94, 61. Un portiere. Questo è un'altra bestia, raga. Mamma mia, che giocatori che stiamo trovando, raga. Che giovani che stiamo trovando. Il nostro Morecambe sta diventando una bestia di squadra. Porca miseria. Abbiamo perso il portiere, raga. Meno male che abbiamo preso Bremen, che però, cioè, portato dalla primavera già è all'esordio. Perfetto, ottimo così. Raja non può giocare. E ci portiamo. Ci portiamo Saz, meglio un difensore in più che. Abbiamo un portiere che è un 61, raga. Ahia. La vedo brutta questa partita, però va bene. Crediamoci. Cioè, siamo ospiti contro l'Ipswich. L'Ipswich, loro vengono da due vittorie consecutive, una contro l'ultima contro il Southend United. Siamo fuori casa. Che ci famo noi contro l'Ipswich? Perdiamo 4-2. Mannaggia, raga, mannaggia. Mannaggia. Intanto Amponsah all'esordio è andato in gol. Sono entrati Amponsah e Casadei per Reid e Mariani. Gol di Amponsah e Claudio. E si è fatto male Drollo. Drollo. Si è fatto male Drollo. Speriamo niente di particolare. Allora, noi ora manca ad allenare gli attaccanti. Infatti, vedete, in difesa è cambiato qualcosa. Andiamo ad allenare gli attaccanti. Sì. Allora, noi qui abbiamo Morris, Naga, Johnson e Claudio. E Bremen, va bene. E allora Johnson, va bene. Per ora continuiamo così. Per ora continuiamo così, raga. Io voglio far arrivare quantomeno Johnson, il The Rock dei poveri, magari a 63. Facciamolo arrivare magari a 63. Dopodiché lo sostituiamo con quel camerunese bestia che abbiamo trovato. Che Morris è diventato un 69. Abbiamo una gran coppia d'attacco, raga. Vediamo che si è fatto 3 giorni, va bene, va bene. Drollo si è fatto male per 3 giorni, va bene. Mi dispiace, abbiamo perso, avevamo la nostra squadra titolare e abbiamo perso pesantemente. E va bene, non fa nulla. Allora, fuori Bremen che è subito così all'esordio e gioca McKinley ancora in nazionale, che palpebre. E qui facciamo giocare Lindsay. E niente, continuiamo così, raga, non tocco nulla. Non tocco nulla. Amponsaccio lo stiamo riportando pure. Va bene. Perché? Non capisco perché hanno le faccine tristi. Perché siete tristi, raga? Dovete essere contenti. Siamo messi bene in classifica. Perché siete tristi? Perché siete tristi? Contro il Coverty in casa. Dai, raga. Siamo lì. Siamo lì. Non perdiamo il treno. Vengono da una sconfitta contro il Colchester. Che ce famo noi contro il Coverty? Ah, perdiamo 3-2. Doppietta di Morris. Ma porca miseria. Ai 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 ai. E va bene, niente. Questo episodio è tragico. Episodio tragico. Abbiamo trovato il nome dell'episodio. Episodio tragico. Porca miseria. Queste partite di nazionali mi danno un fastidio perché ci portano via i nostri migliori praticamente. Allora, è tornato il mio portiere o è ancora a girarsi i pollici? Ah, perfetto. Il mio portiere è tornato. Drollo è tornato pure. Harwood, facciamo un turno nervoso, facciamo giocare Hamilton. Mitchell, facciamo giocare Lindsay se non mi si arrabbia, anche se l'ha giocato l'altra volta. Reid è stanco, facciamo giocare Ampadu. Amponsah, scusatemi. Mariani lo lasciamo titolare. Fuori Sullivan, dentro Casadei se non mi si arrabbia.
E Morris e Claudio li lasciamo lì perché sono i nostri attaccanti titolari, non si possono toccare loro due, raga. Loro due non si possono toccare. Andiamoci a giocare l'ultima partita, raga, contro il Portsmouth. Siamo drasticamente caduti in classifica. Portsmouth muore gambe. Vengono da tre vittorie di fila, l'ultima contro il Colchester per 2-0. Noi che ce famo? Ci pareggiamo 1-1. Vantaggio nostro di Nicholson e pareggio loro di Harness. Sono entrati O'Sullivan e Reid per Mariano e Casadei. Ammoniti Drollo, Hamilton e O'Sullivan. Dai, quantomeno chiudiamo l'episodio così. Chiudiamo l'episodio così, raga. Chi alleniamo? Alleniamo i difensori. Sì. Alleniamo i difensori. Allora, Harwood, Hamilton, Salazar, Watts e McKinley. Va bene. Continuiamo con loro. Continuiamo con loro, raga. Qua ci siamo. Ok. E andiamo avanti nel calendario. Andiamo avanti nel calendario. La prossima partita contro l'Oxford, se non ricordo male. Dai, giochiamoci questa. Giochiamoci l'ultima e chiudiamo l'episodio. Giochiamoci quest'ultima partita e chiudiamo l'episodio. Vediamo di chiudere quantomeno in bellezza con una vittoria, raga. Allora, il morale non è dei migliori. Il morale non è dei migliori. Noi dobbiamo portarci comunque il portiere, per forza. Il portiere ce lo dobbiamo portare per forza, raga. In campo andiamo a mettere Casadei fuori per O'Sullivan, Ampadu fuori per Reid, Nelson e Lindsay fuori per Mitchell, Hamilton, va bene, qui non tocchiamo niente, e Naga Esposito, Stockholm, Cunningham, Ampadu, non ci portiamo Ampadu? No, troppi esterni mi sto portando, quindi ci portiamo Ampadu a posto di Esposito, e due difensori centrali? Sì. Abbiamo due attaccanti, no, portiamoci Esposito al posto di Vaz. Così abbiamo eventualmente gli esterni da poter cambiare. Giochiamo così. Dai, ultima partita e chiudiamo il video. Ultima partita e chiudiamo il video. Dai, chiudiamo in bellezza, raga, contro l'Oxford. Voglio una vittoria, raga. No, stiamo perdendo il treno dei playoff, raga, non va bene. Loro vengono da un pareggio contro il Colchester. Che ce famo noi? Dai, Gamberetti. Perdiamo 1-0, no, Nicholson sbaglia un rigore al dodicesimo. Mamma mia, allora avevano l'uomo in meno dal 74esimo e non siamo riusciti a recuperarla. Sono usciti Drollo e Reid per Harwood e Casadei. Mamma mia, picchiata in verso il basso, picchiata verso il basso. Va bene, ragazzoli, detto questo io mi fermo qui per questo video. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per i like, per i commenti e per tutto quanto. Nel prossimo video dobbiamo rialzarci subito perché siamo messi veramente male. Siamo tredicesimi in classifica, siamo nella stessa situazione dell'anno scorso e questa cosa non va per niente bene. Siamo tredicesimi a 14 punti, la zona promozione è a 21. Ai, siamo molto lontani, raga, siamo molto lontani. La prima in classifica è l'Ipswich con 27. Detto questo ragazzoli, noi ci vediamo sempre qui su questo canale per un prossimo contenuto. Detto questo, bella raga, ciao!